Eccoci di nuovo qui su Home Writing. Oggi parliamo delle differenze di fa, senza accento, senza apostrofo, fa con l'accento e fa con l'apostrofo. Ok? Pronti? Iniziamo. Partiamo da fa con l'accento sulla A. Ok? Perché è quello più semplice da spiegare. Semplicemente non esiste. Per cui andiamo avanti. Parliamo adesso di fa. Senza alcun segno che sia apostrofo o accento particolare, fa. Quando troviamo fa, abbiamo a che fare con la nota musicale fa o con la terza persona dell'indicativo presente del verbo fare. Luca fa i biscotti. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Le note musicali, in quel caso fa, lo troveremo scritto fa. Ok? Semplicemente, senza alcun. Niente, niente. Abbiamo ora il fa con l'apostrofo, non è nient'altro che verbo fare nella sua forma imperativa, la seconda persona, quando si dice fa gli esercizi, ok? Fai gli esercizi, è la stessa cosa, solo che abbiamo messo l'apostrofo perché abbiamo eliminato la i nel primo caso. Abbiamo quindi apposto un segno di apostrofo in quanto abbiamo eliso la lettera i. Abbiamo visto elisione e troncamento in un video precedente, se non l'avete visto andate a recuperarlo. Per cui credo che queste differenze siano abbastanza chiare. Ci vediamo al prossimo video.